Amici di radiofonica.com, siamo in compagnia di Alessio Boni in occasione della presentazione dello spettacolo qui da Solomeo da Cucinelli, Il Visitatore, con Haber, ancora in coppia con Haber. Com'è questa sintonia? Ma voi non lo sapete, noi l'abbiamo fatto in segreto perché non ci piace questa cosa. Io e Haber ci siamo sposati l'anno scorso in Spagna e adesso siamo una coppia fissa di fatto. Non lo diciamo in giro perché poi dopo sembra che vogliamo pubblicizzarti automaticamente la gente, il gay pride, tutto quanto. Non ci piace, siamo delle persone serie. Adesso viviamo insieme e facciamo gli spettacoli insieme. E il vostro rapporto con Dio? Eccezionale, lui è ateo e io credente. Perfetto, proprio l'antitesi. Come il Dio che faccio rappresento in scena e lui, Freud, che è ateo. Perfetti. E il suo Dio? È come un templare. Lei lo porta in scena? Mio Dio è un Dio che si fa uomo. Viene giù, si diverte, punzecchia un Freud in fragilità, un uomo un po' oramai 82enne con un cancro alla gola, un po' anche disarmato, un po' anche disilluso dalla vita, mancano ancora 6 mesi, poi morirà, storicamente morirà veramente dopo 6 mesi. E lui lo sa, viene giù, si fa corpo, prende un corpo di un attore che nascerà molti anni dopo di Freud, potrei essere io, come Alessandro Tedeschi, come chiunque, e va lì, punzecchiato. È un pretesto che prende Schmidt, l'autore, per poterlo mettere sul tavolo del palcoscenico e vedere queste due antitesi che si parlano dell'uomo, i contrasti, l'etica, la morale senza essere moralisti, divertente, leggero, sagace e soprattutto profondo. Mio Dio è questo, è un Dio che si sente solo, che ha una solitudine allucinante, voi pensate che sia un destino incredibile essere Dio, invece poi dopo hai bisogno del sociale anche tu e si fa proprio paritetico a Freud, quindi all'uomo. È l'uomo la creatura meravigliosa, è l'uomo la contemplazione, e lo dice anche, poi dopo parlerà anche di Mozart. E il senso della vita, il significato della vita e il suo essere attore. Questo è un paranoia, dai, ci vogliono dei tomi, bisogna fare una lezione di filosofia, il senso delle della parole vita. Chiave. Ma io credo un pungolo di passione per ciò che si fa, qualsiasi cosa si faccia. Anche se a volte è difficile, anche a volte lo credo, lo penso che non sia una cosa semplice. E poi essere rispettosi assolutamente dell'altro, avere proprio la gioia di farle queste cose. Se non hai voglia di farle, ammazzi tutto, cioè qualsiasi cosa fai. Ma proprio anche da fare il caffè la mattina. Se lo fai con gioia e con amore è diverso da se lo fai magari in modo così scontroso e disattento. Figurati i piatti, figurati il teatro, figurati un'opera d'arte, figurati un rapporto d'amore, figurati tutto il resto, ma qualsiasi mestiere. Perché oggi si basa tutto sul mestiere. Questa è la cosa che un po' è una spada di Damocle continua, no? Che ci ammazza. Cosa fai, cosa diventi, cosa fai della vita? Invece bisognerebbe diventare uomini e donne e poi dopo c'è la professione. Invece ci si dimentica dell'essere uomo e donna. Allora, lo studio, la contemplazione della natura, il conoscere gli odori, le primavere, le stagioni, i frutti, secondare le persone, sapere ascoltare, leggere, nutrirsi, nutrire l'occhio. Il suo rapporto con la bellezza. È questo. Sì, perché è una contemplazione proprio totale, che non è fine a se stessa, non è estetica, è un'emozione, ti puoi emozionare anche davanti a un fiore che nasce su un asfalto, a volte dici come ha fatto quello, con tutto il bruttore che c'è ancora quel filo d'erba, la vita è perenne come l'erba, al di là di tutto, cioè c'è questa forza in continuazione, la natura te lo dimostra che contro tutto continua a splendere, soprattutto in primavera, e quindi non possiamo che, secondo me, non possiamo che seguire, perché è veramente un monito equilibrato straordinario la natura, non c'è più della natura che ti può dare dei consigli. Si lascia delle tracce, voi che siete a livello, no? Siete esposti così tanto, le lasciate pubblicamente. Cosa le piacerebbe che rimanesse di lei, insomma, al pubblico? Quasi in maniera perenne, no? Un timbro, un qualcosa che è suo. L'onesta forza di volontà. Penso che con queste due frasi credo che sinceramente uno possa fare tantissimo.
e non si disarma prima di iniziare a fare qualsiasi cosa. Quella è una cosa che dico sempre, poi concludo con una frase che rubo sempre a Einstein, che è straordinaria. Quando faceva lezioni ai giovani diceva: cercate di diventare persone di valore nel campo che scegliete, qualsiasi esso sia, e non per forza di successo. Il successo lasciatelo stare, poi se arriva, d'accordo. Ma se tu sei una persona di valore, sei un barista di valore, sei un siparista di valore, sei un camionista di valore, avrai stima da parte di tutti, anche se fai un lavoro diverso o qualsiasi. Ciao. Grazie. Prego. Buon spettacolo.